Eccoci, siamo in diretta con Trieste in diretta, seconda parte. Siamo in compagnia del professor Guglielmo Cevolin di Estoria, docente Istoria, no? Istoria, Istoria, chiedo Istoria. scusa, docente. Collaboriamo con Istoria al festival, Mi ma sono, Istoria però almeno è una propria identità. mi sono corretto Siamo subito. dedicati alla geopolitica. Ed è docente all'Università di Udine. Grazie professore per essere tornato a trovarci. Il punto di partenza di questa nostra chiacchierata, che poi è ovvio, toccherà anche questioni che riguardano l'Europa, perché insomma è duopo parlarne. Noi partiamo da una serie di, credo sia una serie di incontri, no, che voi avete continuato ad organizzare sulla Prima Guerra Mondiale, particolarmente sulla guerra aerea in pratica. Sì, e questo è stato proprio venerdì scorso, a Cercivento, insieme a delle altre associazioni, soprattutto Carni in Movimento e anche al Centro Balducci Di di Zugnano. Giuliano di Don di Piazza, e realizziamo delle tavole rotonde, degli incontri. A Cercivento, quindi in una zona di ferie, una zona dove cerchiamo di dare un contributo alla sera e magari ci sono diverse attività, ma non tantissime come in altri posti, e quindi cerchiamo di sostenere un pochino il turismo della Carnia con la cultura. E lì abbiamo fatto diverse iniziative. A Cercivento ovviamente si parla sempre degli alpini fucilati a Cercivento nella Prima Guerra Mondiale, poi anche, e questa è una cosa che soprattutto Don di Piazza tiene molto, a celebrare degli stermini che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale, nella valle. Però poi noi abbiamo continuato un filone un pochino di approfondimento sulla Grande Guerra, primo con i giovani e la Grande Guerra, i giovani e la guerra, dove abbiamo portato il nostro vicepresidente Pellizzon a parlare della propaganda e la Grande Guerra. È venuto anche Andrea Romoli della RAI, che però non è venuto come giornalista RAI, ma come riservista Ah sì, perché dell'esercito, e quindi ha spiegato un po' come i giovani nostri sono impegnati nelle missioni contro il terrorismo, nelle missioni di pace alle quali internazionale, alle quali partecipa il nostro paese. E questa conferenza l'abbiamo fatto partire con il film che ha vinto il premio Nobel nel 1930, Niente di nuovo sul fronte premio Oscar. occidentale. Sì, premio Oscar, sì, non il Ah, premio niente, Nobel, nel fronte premio occidentale, Oscar, sì. sì, il premio Oscar, niente di nuovo sul fronte Lewis occidentale. Milestone. Sì, che, quindi siccome qui c'è la profonda cultura Ecco. cinematografica, per spiegare in poche battute basta vedere l'inizio di quel film e vedere l'entusiasmo che scatenava nei giovani la partecipazione alla guerra. Ecco, l'altra puntata è stata questa proprio sulla guerra Sulla quale aerea. non si riflette molto, no? Parlando della Prima Guerra Mondiale, perché per tutta una serie di circostanze noi conosciamo l'uso dei bombardamenti, eccetera, nella Seconda Guerra Mondiale. Mia mamma ancora mi racconta che il rumore che lei non sopporta è il rumore della bomba che Il scende. Dice fischio. che il fischio è qualcosa che non si dimentica più. Poi è anche vero che conosciamo, non so, il Blitz su Londra, eccetera, Dresda Dresda, e tutte queste cose qua. Però Hiroshima, Hiroshima, Nagasaki. però sulla Prima Guerra Mondiale si immagina poco. Sulla Prima Guerra Si Mondiale immagina poco, nel c'è senso tra si l'altro fa un poco. triestino che è studioso di queste cose, che è Piero Soré, che Possiamo ha far vedere. scritto due volumi. Questo è il secondo, quello appena pubblicato. Questo è La guerra aerea da Caporetto a Vittorio Veneto. Però ce n'è un Possiamo vedere. precedente di qualche anno fa, invece sugli aeroporti, i campi di volo nel nord-est. Dove intanto cosa emerge? Che nel periodo della Prima Guerra Mondiale c'erano circa 105 campi di volo nella regione Friuli Venezia Giulia, quindi una quantità E no, cioè. notevolissima. E una scoperta un po' erano anche però dell'aviazione È austriaca. austriaca, qualcuno, poi soprattutto loro avevano però concentrati a Pola i loro aerei. Però ecco, perché non emerge tanto l'aspetto della guerra aerea? Beh, anche in questo libro, La guerra aerea, di Piero Soré, che tra l'altro, ripeto, è un vostro concittadino triestino, pilota dell'aeronautica militare prima e poi dell'aeronautica civile.
e adesso storico, diciamo, dell'aeronautica. E l'aeronautica in quel periodo era servente alla terra, servente alle truppe di terra. La prima funzione che aveva era di tipo di ricognizione, ecco. E poi alla ricognizione si sono aggiunti i caccia per difendere l'attività di ricognizione. Attività di ricognizione che veniva fatta con delle fotografie aeree che erano importantissime perché si vedeva cosa c'era di là dalle trincee e si poteva pianificare tante cose. E nella guerra aerea, per esempio, c'erano diversi caccia, a volte si alzavano un ricognitore con altri 8 caccia per difendere il ricognitore, e quando c'era l'incontro con altre squadriglie nemiche, ovviamente, tutti cercavano di colpire il ricognitore, specialmente nella fase di ritorno, perché aveva in mano le foto, no? Aveva già fatto le foto aeree. Capito. E quindi, ecco, il bombardamento è stato un aspetto, diciamo, secondario. Tra l'altro, poi dopo, durante questa conferenza, voi non vi siete limitati alla prima guerra, cioè siete arrivati persino a parlare dei droni. Sì, abbiamo come relatore, oltre Piero Sorè, c'era il professor Luciano Bozzo, che insegna relazioni internazionali all'Università di Firenze e che insegna anche all'ex scuola di guerra dell'aeronautica, che adesso mi pare si chiami Scuola dell'Aeronautica Militare di Firenze, che è dedicata a Giulio Douai, che è questo teorico, tra l'altro Luciano Bozzo è proprio uno studioso di questo Giulio Douai, che è questo teorico militare del concetto di potere aereo. Lui già nel 1915 aveva pensato a un ruolo che poteva avere l'aeronautica diverso, proprio quello del bombardamento. E lui pagò anche per certi, è un personaggio molto controverso, perché la sua teoria è anche una teoria, diciamo, molto crudele. Adesso ho fatto un po' giustizia a un libro pubblicato dal Mulino nel 2013 sulla sua vita, una biografia, un po' perché lui è stato anche un anno in prigione, perché qualcuno ha divulgato dei suoi memoriali durante la guerra, dove dava una opinione, rendeva un'opinione tremenda sui vertici militari, dicendo che erano impreparati, eccetera, eccetera. Su e quale guerra questo? Sulla Grande Guerra. Dopo la Grande Guerra è stato incarcerato per un anno anche. E quindi ha pagato queste sue visioni anche un pochino profetiche nel brutto senso, perché ha visto un ruolo del bombardamento, teorizzando un bombardamento molto efficace, bombardamento come cocktail di bombe esplosive, incendiarie e chimiche, quindi una cosa tutto in successione e nel modo di fare più male al di là delle linee. Però lo scopo sembra che lo scopo un po' emerge dalle sue fosse quello proprio di fare l'esatto contrario di quello che è successo nella Grande Guerra, cioè una guerra estenuante, lunghissima, ma di riuscire, che era un po' il mito anche di quel periodo, cioè quello di fare una vittoria decisiva. E quindi in questo c'entra modo, con la Blitzkrieg, o è un concetto leggero? C'entra col Blitzkrieg, solo che è tra l'altro Mecozzi, un altro teorico, lo accusò di fare una guerra contro gli inermi, perché l'obiettivo erano non erano le linee, ma erano le città, per prostrare definitivamente il nemico. Quindi per certi versi è un concetto contemporaneo di guerra, cioè mostruoso, quello che abbiamo adesso, e per questo con queste concezioni ci siamo avvicinati poi con il generale Bernardini, invece, già comandante delle forze terrestri dell'esercito, con il Confoter a Verona, che ci ha spiegato un po' come funzionano adesso i droni. Allora, ovviamente il vantaggio è quello che non c'è il pilota, e quindi in una guerra contro il terrore cosa fa? Riequilibra l'asimmetria, perché il problema di una guerra contro il terrorismo è una guerra contro un nemico invisibile, contro un nemico che... E in questo modo qual è chi fa la guerra al terrorismo si trova in difficoltà poi nella moderna, anche nei confronti della moderna opinione pubblica, a giustificare i morti. In questo modo non ci sono morti, e quindi perché gli aerei sono pilotati a distanza e non muore nessuno.
Però ecco, anche su questo versante poi ci sono degli aspetti critici un po' per quanto riguarda il diritto internazionale, per quanto riguarda anche una dimensione etica, perché effettivamente sembra che questi droni poi, e questa non è l'opinione generale Benarini, ma un po' le cose che ho visto io, studiando un po' le cose prima dal punto di vista giuridico, ma con i collegamenti che poi il diritto ha anche con il fatto in queste cose, cioè sembra che non siano poi così chirurgici questi droni. E la cosa un pochino diventa più preoccupante nella cosa che ci ha spiegato il generale Bernardini, che è l'evoluzione ulteriore dei droni, cioè che i droni avranno una serie di dati talmente elevata che saranno in grado di capire dal movimento delle persone anche un rischio di preparazione di un atto terroristico. E in questo caso però c'è anche il rischio di sbagliare e quindi di confondere degli spostamenti di civili per altri motivi. E addirittura pensate che questi droni hanno la possibilità di innesco automatico anche, cioè in un futuro potrebbero essere lanciati e agire autonomamente a fronte di una situazione che al drone, sulla base di tantissimi dati, eccetera, eccetera, appare critica. C'è sempre il tema qui della guerra preventiva, no? Un po' Questo tipo di cose fantascienza, no, no, ma. no, ma anche di analizzare determinate intenzioni su dei pattern eventualmente già è tipico degli Stati Uniti, è tipico di Amazon anche, che a seconda di quello che acquisti, secondo loro dovresti andare sempre nello Sempre nella stesso stessa reparto, eccetera, direzione. insomma, ma C'è comunque. un po', sì, di differenza anche nel modo di concepire questi interventi militari tra noi e gli Stati Uniti, ecco, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Direi anche un po' per fortuna, siamo un po' più critici. Il Consiglio d'Europa, per esempio, si è espresso proprio recentemente con una risoluzione, la 2051 del 2015, cercando di porre dei paletti proprio a una risoluzione e una raccomandazione. La risoluzione individua i limiti giuridici all'uso dei droni, che sono soprattutto, prima di tutto, la sovranità del paese, poi il diritto internazionale umanitario, sia di pace che di guerra, perché a volte le situazioni nelle quali vengono utilizzati sono in situazioni intermedie non ben chiarite, e poi anche l'articolo 2 della Carta europea, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che consente, diciamo, l'uso delle armi così solo per salvare la vita alle persone, quindi con dei limiti stringenti. La raccomandazione dice: attenzione al Consiglio degli Stati membri di preparare delle linee guida per gli Stati membri perché non utilizzino questi droni in modo contrario, per esempio, al Contrario. diritto internazionale, contrario a questa risoluzione del Consiglio d'Europa e così. Ecco, invece gli Stati Uniti seguono questa via, cioè dopo il Dopo 2001. 2001 con l'11 settembre hanno approvato un atto normativo che consente di reagire in qualsiasi modo ad ogni attacco che può essere anche esterno su un altro territorio, provenire da qualsiasi così. Però c'è stato anche recentemente un sondaggio, per quanto possono valere i sondaggi in questo settore, proprio recente, proprio sull'uso dei droni, e più della metà della popolazione americana si è ritenuta favorevole all'utilizzo, anche se ci sono dei dubbi sulla legittimità dal punto di vista internazionale. Insomma, si sa che poi gli americani, come si dice, quando ci sono questo tipo, quando si sentono minacciati, come dire, si stringono attorno alla bandiera e perdono anche il lume delle volte della ragione, insomma. Professore, parliamo un po' di Europa, Ecco. che anche là, non è che ci sia, anche là sono note più che dolenti, mi pare di capire, e E oltretutto palesi. abbiamo toccato proprio come il dito con la piaga, proprio abbiamo messo il dito nella piaga per la crisi dell'Europa. Allora, quello che è successo con la Grecia penso che sia inaccettabile, cioè non è possibile che anche qui un po' dobbiamo vedere le dimensioni dell'economia greca rispetto all'economia Sì. dell'intero continente europeo, dell'Unione Europea stessa anche, della zona dell'euro stessa, addirittura del cosiddetto un po' aguzzino Germania, dove è dell'aguzzino in prima linea, che
che però va detto è coerente. Schäuble è sempre stato così, Un cioè è sempre falco. stato un falco, è sempre stato fin da quando è partito l'euro, fin da sempre voleva fa, vole, voleva, era sua la proposta anche di fare 2 euro, cioè era sempre su posizioni molto rigorose, diciamo, dal punto di vista economico. Però ecco, la dimensione della crisi greca è una dimensione che non è straordinaria per il continente europeo, ma poi è stata gestita anche in un modo che, per assurdo, sia che fosse uscita la Grecia Sì, che sì. sia che ci fosse verificato questo rinvio, eccetera, eccetera, cose, cioè gli effetti poi sui mercati più o meno sarebbero stati gli stessi Ho anche capito. tendenzialmente, quindi non c'è stata nessuna lungimiranza politica, diciamo, da questo lato. E c'è stato il balletto delle ore notturne fino all'ultimo minuto, come le trattative sindacali. Io immagino le trattative sindacali, però mi hanno spiegato che le trattative sindacali, in realtà, come dire, la conclusione dell'accordo nella nottata è un po' una sceneggiata, una scenografia, ecco, un po'. Mentre qua si è avuto l'impressione che proprio questa Europa pensa di poter prendere le decisioni così importanti con questi vertici notturni. La stessa cosa, più o meno, mutatis mutandis, si è verificata Per per l'immigrazione. l'immigrazione. Per l'immigrazione, allora, c'è stato questo aumento, dati del 2014, di immigrati che hanno attraversato il Mediterraneo, diciamo. E un aumento che, per esempio, io andando in Francia un certo periodo all'anno, così effettivamente dai giornali francesi, cose che no, i nostri non riferivano in questo modo, erano allarmati, c'erano Ma i tantissimi francesi articoli. si sono resi conto, vabbè, adesso non è colpa di questo, poveraccio, ma si sono resi conto che la colpa è di Sarkozy, di quello Beh, che sta questo succedendo, eccetera, cioè, lo penso hanno ben che presente? nessuno glielo possa dire, sono talmente un po', hanno Ah, beh, in talmente questo senso della Repubblica che non glielo. non penso che lo possano mettere, anche se quell'operazione lì in Libia era stata chiamata l'operazione Eliseo dai servizi segreti francesi, proprio perché era la speranza di Sarkozy di Di essere essere rieletto rieletto, con sì. questa, che invece Quindi lui l'ha poi. preso in saccoccia, Però ci ha lasciato è una appunto. situazione veramente Forse drammatica. bisognerebbe ricordarglielo a loro con una certa. Comunque, ecco, una cosa interessante che è nel numero, tra l'altro, di Limes in edicola, un po' chi bussa alla nostra porta, c'è cioè un'analisi molto seria di questo tema, e viene descritto nell'introduzione, nell'editoriale di Lucio Caracciolo, il gioco un po' che c'è dell'immigrato. Cioè è un gioco in Europa che Ah, stiamo ok, sì. facendo, quasi una specie di monopoli scherzoso, che ovviamente non ci permettiamo di scherzare su Sì. questo, è solo a un'efficacia di descrizione, perché per esempio è vero che, non so, sono arrivati nel 2014 140.000, 170.000, quindi da 40.000 con un bel aumento così, però anche è vero che poi di questi in Italia non ne sono rimasti molti, e quindi noi cosa facciamo? Sì, allora il regolamento del gioco dell'immigrato è la Convenzione di Dublino, che dice che quando l'immigrato arriva e si dichiara in un paese, poi praticamente deve essere gestita lì la sua Sì. pratica per il diritto d'asilo. Però ecco, in questo gioco già ci sono delle maglie un po', si bara un po', noi italiani per esempio, cioè non facciamo i controlli, lasciamo che poi anche in questi centri di raccolta, in queste forme di accoglienza che facciamo, scappino, siano maglie larghe, quindi scappino e quindi vadano lo stesso, raggiungono lo stesso l'Europa. Ecco, questi. Però ecco, anche qui c'è il problema delle dimensioni. È possibile che 140-170 mila, forse saranno quest'anno anche nelle peggiori previsioni, 200.000. 200 mila, 230 mila, ma è possibile che mettano in crisi un continente di 500 milioni di abitanti, diciamo, una Unione Europea di 500 milioni di abitanti? È possibile che per distribuire solo 40.000 in un anno, quindi pochissimi rispetto a quelli che probabilmente arrivano, e si faccia un vertice notturno e ci sia difficoltà a distribuirne 40.000? Le faccio un'altra domanda anche, è possibile che poi in una situazione come questa, nazioni
come l'Italia, che voglio dire, subiscono un impatto piuttosto forte, debbano poi vedersi porre veti dalla Lituania? È possibile poi anche consentire, adesso voglio dire, io credo che anche la persona più adesso dico una battuta, che anche lo stesso Salvini, per dire la verità, non può rimanere voglio dire, indifferente alle immagini di quei treni che si sono visti in Ungheria, no, dove si vedono appunto queste persone ammassate sui corridoi. Quello ricorda altri treni e sappiamo benissimo a che cosa ci si riferisce. No, io penso che Salvini, non, come è noto, non abbia una origine culturale, diciamo, di tipo razzista nel senso vero della parola, ecco. Devo dire che possono riscontrarsi comportamenti razzisti, anche interpretazioni razziste, proprio nei confronti di questi stati che rifiutano una sì, vera e propria collaborazione europea. E quindi ecco, anche le posizioni, diciamo, di Salvini, bisogna tenere presente che esprimono un malcontento, sì, che è quello di vedere 30-40 immigrati in un paese oppure in villeggiatura a Eraclea. Cioè è normale purtroppo che accada quello, nel senso che in una località di villeggiatura che vive di turismo è normale che accada quello. Poi infatti mi pare che anche sia emerso dalla stampa che addirittura poi anche lì Eraclea, siccome poi il popolo veneto, a me hanno anche insegnato un confessore, mi ha detto che si notano in Italia una buona formazione dovuta probabilmente alle mamme, in Sicilia e in Veneto, quindi c'è un cuore buono. Sì, sì, poi dopo, ecco, sì, ecco, sì. E in realtà anche lì è emerso poi anche lì un po' un cuore buono, che comunque si è... Sì, anche, la popolazione, anche quello che è successo a Treviso quando, sì, poi sono andati via, gli hanno dato anche delle cose. Sì, cioè, no, penso che non siamo... Però il malcontento, e qui su questo è emersa anche l'aspetto tecnico, per esempio di Piazza, discutendo di questa Piazza, di diciamo delle sue riflessioni come comunità di accoglienza, cioè quello di non concentrare assolutamente i migranti. Ecco, io ho espresso anche un'altra preoccupazione che è ulteriore rispetto a questa, che può sembrare anche sciocca. Rispetto a della gente che principalmente sembra proprio bisogno delle cose più basilari, ecco. Sì. Però anche quello di non avere questa prospettiva, ecco, su questo anche qui sono antifrancese, cioè dell'assimilation, cioè questo concetto di costringere ad assimilarsi. Ecco, è vero però che, e su questo anche qui è un dato un po' discusso, sembra che alcuni sociologi dicono che, e questo probabilmente è anche un po' di DNA di razzismo che abbiamo tutti dentro, il che non vuol dire che non lo dobbiamo combattere, e cioè che sopra una certa soglia di immigrati visibili, è il discorso che si fa nel paesino, sì, cioè sì, si crea un po' di preoccupazione, un po' di visione, e quindi cioè, dobbiamo tenere conto di questi fenomeni e quindi cercare di disperderli. Però ecco, un altro lato è comunque di questo altro da sé che viene a dirci poi anche chi siamo per certi versi, il vero confronto con l'altro da sé ci informa su chi siamo, cioè veramente se fatto con le dosi giuste, quindi non con questi squilibri, ci migliora, ci fa capire chi siamo noi. Ci fa capire magari anche che abbiamo queste doti di accoglienza maggiori di quelle di quanto pensiamo. Sì, e tanti altri aspetti. Ecco, sicuramente, ecco, e qui richiamo le cose che un po' Cacciari è stato molto bravo a stigmatizzare questa cosa qua, ha detto teniamo presente che non si può gestire questa roba con l'emergenza, dobbiamo considerare che questa è una cosa epocale, tendenzialmente continuerà per molti anni, e quindi non possiamo certo a livello di Unione Europea reagire con i vertici notturni. Ecco. Allora, e quindi c'è bisogno di più Europa. Professore, grazie per essere stato nostro ospite, lei ogni tanto torna a trovarci, la prossima volta che ci vediamo, se tutto va bene, io sarò di ritorno dall'Inghilterra, così discuteremo anche di come vede la perfida Albione, di come vede questa cosa. Mi sa che anche là saranno problemi. Grazie ancora per essere stato con noi, buon proseguimento d'estate. Ottimo. Pubblicità, poi cambiamo decisamente argomento e parleremo anche di dinosauri.
Terza parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Flavio Bacchia, geologo, grazie per essere passato a trovarci, anche come si dice, come dicono gli inglesi, on a very short notice, nel senso che siamo riusciti a contattarla questa mattina. Insomma, bisogna ringraziare gli ospiti anche quando accettano da un momento all'altro di venirci a trovare, con il quale parliamo di un'iniziativa che si tiene al sito paleontologico del villaggio del pescatore. Ho detto giusto? Ha detto Perfetto. giusto, il termine paleontologico è sempre un termine che così un po' arruffa la lingua. D'altra parte, la paleontologia è una delle branche della scienza della Terra, e qui a Trieste abbiamo l'incredibile, chiamiamola pur fortuna, di disporre dell'unico giacimento italiano nel quale sono stati metodicamente scavati e preparati dinosauri. In Italia non c'è nulla del genere. L'Italia non è un paese di dinosauri, sarebbe un po' complicato spiegare. Qualcuno potrebbe dire che è un paese dove i dinosauri stanno a Roma, eccetera, ma questa è una battuta che risparmio ai... Beh, come mai qui invece sì? C'è una conformazione particolare, oppure tutto stava anche ad un certo punto comprendere che ci si poteva interessare di queste cose? Complicato, abbastanza complicato dire perché qui c'erano dinosauri, da altre parti no. Meglio sarebbe dire i dinosauri c'erano Dappertutto. dappertutto nella loro era. Gli ambienti che hanno generato le rocce che li contengono sono ambienti rarissimi, perché devono rispettare tutta una serie di caratteristiche, e quindi i fossili sono rari in generale. I fossili, man mano che si sale nella piramide, diciamo così, quindi vertebrati superiori e così via, diventano rari al quadrato, al cubo e così via. Quindi trovare degli ambienti che abbiano le caratteristiche di poter conservare i resti di questi animali è rarissimo. Che poi le rocce derivanti da questi ambienti debbano essere ulteriormente trovate, perché non basta che una volta ci fossero gli ambienti, questi generano. Hanno generato delle rocce e noi dobbiamo trovarle. E questo è il punto. Cioè, qui al villaggio, del tutto casualmente e del tutto in maniera inaspettata, in un posto dove si pensava ci fosse mare basso, finché si vuole, però una piattaforma con mare aperto, con varie vicissitudini, è inutile andare a infierire sugli ascoltatori, e improvvisamente è saltato fuori. Sono saltate fuori delle rocce derivanti da qualcosa che mare non era. Era un lago costiero che recentemente, nei contatti con l'Università di Trieste, che probabilmente riprenderà nelle sue mani, come ritengo personalmente doveroso, e lo studio, la continuazione dello studio, sembra abbia delle caratteristiche simili ai laghi di Lesina e Varano sul Gargano. Ho Questi capito. laghi costieri che sono degli ottimi ambienti per la conservazione dei resti organici. Antonio e tanti altri animali simili a lui sono stati trasportati in questi laghi, sono, dopo la morte chiaramente, sono finiti sul fondo. Sul fondo di questi laghi c'erano delle condizioni eccezionali per la conservazione, per esempio. Non c'erano batteri che li potessero, o altri animali superiori che li potessero sgranocchiare. Non Ho c'erano correnti, non c'erano onde, non c'era nulla di quello che poteva portare alla disgregazione, in questo caso di dinosauri post-mortem. E lì sono rimasti per circa 80 milioni capito. d'anni. E casualmente sono stati trovati, e non casualmente Ecco sono perché. stati scavati con delle tecniche innovative, e ancora meno casualmente sono stati preparati in maniera del tutto sperimentale e innovativa, sparandoci sopra dei getti di acido formico che hanno portato Antonio ad essere quella bellezza che è. Senta, la mostra, perché poi di una mostra stiamo parlando, però non si concentra questa volta sui dinosauri, anche perché non si può parlare di dinosauri quando si parla di mare, perché la mostra parla del mare, insomma, se vogliamo. L'ho Allora, complicata un po'. nel ni. Grazie per la... Ora, premessa, così com'è il sito del villaggio del pescatore,
dal punto di vista scientifico interessa 20 persone sul pianeta. Dal punto di vista culturale ne interessa milioni. Se poi facciamo una cultura turistica ne interessa centinaia di milioni. Se noi non creiamo costantemente interesse, un richiamo di attrazione, uno che ha visto Antonio una volta o uno, un turista, un visitatore arriva da lontano, arriva là, vede una replica, vede quattro sassi e poi manda quelle due recensioni tutto sommato non positive che sono arrivate su TripAdvisor. Bello, bellissimo, bravi, andate avanti, però metteteci qualcosa di più. Quindi noi dallo scorso anno stiamo inventandoci un programma di valorizzazione che, fermo restando la parte scientifica, fermo restando di dare a Cesare quello che è di Cesare, porti delle novità e richiami l'attenzione. Ora, quest'anno abbiamo iniziato, cioè il programma non si articola solamente sul sito. Quest'anno abbiamo iniziato con una mostra sulle uova in generale al centro didattico forestale di Basovizza, gli amici delle forestale. E lì abbiamo lanciato il programma dell'anno, abbiamo trasportato la mostra integrandola parlando di uova di dinosauri sul sito per Pasqua. E lì già abbiamo cominciato e da là, sapendo che a metà giugno usciva il quarto film della saga di Jurassic Park, ci siamo in qualche maniera agganciati, anche perché per la prima volta il regista di Spielberg ha fatto comparire, oltre ai dinosauri, un rettile marino. Rettile marino che ci ha dato il là all'orchestra. Allora, Rettili Marini, la società in via Flavia che lavora i dinosauri, la squadra che a suo tempo ha scavato Antonio, con i Rettili Marini ha un rapporto, diciamo così, costante. Ne stiamo preparando un paio, grandi, piccoli, medi, tutte le dimensioni. E il film ha dato diversi spunti. Allora, primo, una delle affermazioni non corrette che molto spesso vengono ricordate sul sito è i dinosauri marini. Niet, i dinosauri erano animali terrestri. Se poi andavano in acqua per farsi una nuotata, per rinfrescarsi, io ai bambini scherzo dicendo andavano a farsi un bidet. Cioè, questo è un discorso logico delle cose, però non erano animali acquatici. In mare, nel periodo in cui i dinosauri vivevano a terra, c'era di tutto di più, ma non dinosauri. Ora, nel film compare questo mosasauro, quindi uno dei tanti rettili marini, uno dei più grandi, e come sempre il regista ha ingigantito. Ora, io sono un po' impazzito per cercare di fermare nel trailer un paio di fotogrammi e riuscire a fare la proporzione tra gli umani, lo squalo che era appeso e lui, e alla fin fine è venuto fuori che era grande come un mezzo campo di calcio, 45 metri. E questo è un buon argomento culturale e scientifico da utilizzare sul sito. Non è mai esistito un rettile marino, allo stato attuale delle conoscenze, di 45 metri. Il più grande finora è un animale di 21, che non era un mosasauro. Il più grande mosasauro arrivava a 17 metri e mezzo di lunghezza. Aveva tutte le caratteristiche dell'animale del film, che è ricostruito per certi versi abbastanza bene, quel poco che si può vedere, ma è assolutamente spropositato. Noi, nel nostro piccolo, il più grande che abbiamo mai lavorato aveva 11. E posso assicurare che 11 metri di mosasauro è già qualcosa assoluto, perché il cranio arriva a 1,5 metri e i denti sono grandi così. 45 è qualcosa che sfugge alla mia comprensione. E questo è un punto. Poi, sempre riallacciandosi al film, perché tutta la saga di Jurassic Park dà delle informazioni. A me piace, a me piace il terzo, che è quello forse più debole. Quello spinosauro, sì. Ma perché ci sono gli pterodattili. E io, anche in questo ci sono gli pterodattili. A me piacevano gli pterodattili, non so perché, ma. Beh, il prossimo anno. E la mostra che stiamo preparando sarà, se quest'anno era il mare dei dinosauri, il prossimo anno sarà il cielo dei dinosauri. Ah, boh, allora, è per me. Ma non facciamo troppe anticipazioni. Ora, primo punto critico del rettile, la lunghezza, le dimensioni. Secondo, a parte alcune
rare eccezioni, gli animali che vivono in un ambiente acquatico acquistano non solo una forma idrodinamica, ma una superficie con caratteristiche tali da rendere il corpo più idrodinamico possibile. Sì, no, sì. Non si è mai visto la chiglia di una barca con gli spuntoni fuori. Squali hanno delle micro... Cioè, sono delle strutture. Quello viene costruito un po' come un coccodrillo. Questo non esiste. I mosasauri avevano la pelle tendenzialmente liscia, con delle piccolissime squame che creavano un flusso laminare. Anche lì non andiamo a appesantire il discorso. E questa è la seconda. E poi c'è la chicca finale. Ora, tutta la saga di Jurassic Park si basa sulla possibilità teoricamente reale di ottenere del DNA di dinosauro. Dove lo trovano? Lo trovano in una zanzara che è appunto un dinosauro che è stata conservata in ambra, perché l'ambra consente la conservazione di sostanze organiche in una maniera che altre che nelle rocce non si riesce. Il DNA è solubile in acqua, per cui in un tempo brevissimo scompare. L'ambra blocca questo processo, ha delle trasformazioni interne, teoricamente sarebbe fattibile. Ora, già è problematico che una zanzara riesca a pungere un animale con una pelle del genere. Però andiamo attorno all'occhio del dinosauro, nelle e passiamole. Ma che una zanzara, come io racconto ai bambini, si metta maschera e pinne e vada a pungere un mosasauro sott'acqua, non ci sta. È vero, giusto. Non ci sta, no. Questo non ci sta proprio. È vero. E allora lì con i ragazzini scherziamo, avete mai visto un negozio di maschere e pinne per zanzare, eccetera, eccetera, e così via. E quindi abbiamo le tre criticità che però hanno dato lo spunto per poter anche qui far cultura e andare in contrappunto con quello che il regista di Spielberg ha creato. E la cosa simpatica per agganciarsi al film è proprio la zanzara in ambra. E qui possiamo anticipare una chicca, perché l'ambra è una resina fossile. Esistono tutta una serie di piante che secernono resina in quantità. Questa resina solidifica e acquista nomi diversi a seconda dei cambiamenti delle sostanze interne dell'ambra, della resina. Si chiama copale quando i cambiamenti sono minimi, si chiama ambra quando i cambiamenti sono di un certo tipo. Man mano che si va indietro nel tempo, l'ambra diventa sempre più rara. Cioè, ambra del periodo dei dinosauri, con inclusioni, è estremamente rara. Ci sono mezza dozzina o poco più di giacimenti al mondo. 2 mesi fa ho iniziato una trattativa che ha portato ieri in Italia alcuni campioni di ambra dei dinosauri provenienti dalla Birmania, di un'età ancora un po' più vecchia di Antonio, e dentro ci sono, in 2 pezzi ci sono 2 zanzare. Per cui adesso è un po' caldo, il flusso è quello che è, però a settembre diciamo che potremo fare un'anteprima col microscopio, magari connesso, se riusciamo a trovare un buon contatto col Museo di Storia Naturale, microscopio, telecamera, schermo, e i visitatori potranno vedere un campione che sta alla base del concetto scientifico su cui si basa Jurassic Park. Questo è interessante. Perché i dinosauri piacciono tanto? Perché io ricordo che io poi che di scienze non ero bravissimo, per dire la verità, però sui dinosauri sapevo tutto. Io avevo un libro dalla copertina, con la copertina bianca, che se non mi sbaglio era edito da una casa editrice che si chiamava AMZ, ma non vorrei sbagliare. Ed era il libro che io sfogliavo più volentieri quando ero bambino, proprio perché parlava di dinosauri, eccetera. E poi vedo che i miei nipoti si divertivano con i dinosauri, eccetera. I bambini sono attratti da che poi, peraltro, bisogna anche dire la verità, sono bestie cattive, nel senso non è che
che sono, uno può essere più simpatico dell'altro, magari, non so, il triceratopo potrebbe sembrare però insomma, in fin dei conti trovate un triceratopo di notte e non è perché hanno questo fascino? Beh, un triceratopo di notte non è, volendo essere un attimo così pragmatici, un incontro peggiore di un rinoceronte di notte, ah, se vogliamo. O di un cinghiale, se o di un ippopotamo, o qui da noi di un cinghiale. Ma questo è un argomento che più persone, il perché dell'interesse, più persone hanno sviscerato e sui quali è stato scritto. Noi lo abbiamo riassunto in una frase condensando quanto aveva elaborato Giancarlo Ligabue, presidente del Museo di Venezia, scomparso a gennaio, al quale era dedicata la mostra alle scuderie di Miramare sui dinosauri, una persona che insomma veramente manca a questo mondo. Erano in gran parte grandi, potenzialmente pericolosi e completamente estinti. Questo è il sunto di quello che Giancarlo aveva elucubrato nei suoi studi. Quindi diciamo che queste tre caratteristiche suonano dei tasti in un'area del cervello che normalmente non viene portata alla ribalta nel nostro uso giornaliero di quella piccola parte che facciamo. Quindi dinosauro, tanto non c'è più, poi aveva sti denti, anche se ce n'erano probabilmente di simpatici, carini e cose del genere. Li immaginiamo grandi, li immaginiamo più grandi di quelli che erano. E vengono ripescati mediaticamente in forme, diciamo nelle loro forme peggiori dal punto di vista riguardo quello che era la loro realtà. E questo suona effettivamente una musica che ci fa... Ma questa, diciamo così, affezione, chiamala così, parte con la mia generazione, con me, oppure era più antica ancora? Perché per esempio, non so, i miei non è che amassero più di tanto, mio papà poi aveva paura, per dire la verità, quando gli facevo delle fotografie, mia mamma non mi parla mai, poi posso supporre che dopo la guerra sarà uscito più che altro un maggiore interesse per questo. Ora, io personalmente da ragazzino non ero minimamente interessato ai dinosauri, e il mio interesse è diventato un interesse necessario, dovuto, perché tecnicamente ho dovuto entrare in questo mondo, cioè i primi fossili che ho cominciato a lavorare, i primi lavori fatti dalla società nulla avevano a vedere con i dinosauri. Poi ci sono finito dentro. Ricordo però che filmati Il mondo perduto, sui primi numeri di Tex c'erano i dinosauri e c'era già questo interesse. Sicuramente Spielberg ha dato una puntata incredibile con questi film. E non saprei dire quando si è sviluppato. Che questo interesse ci sia per Trieste, che ha i dinosauri lì, è cosa buona e giusta. Come dicono, non lontano da questo studio. Ah già, sì, questo non è male. Allora, orari della quando si può venire, come funziona? La mostra fino alla fine di agosto è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 4:30 alle 8:30. E poi scatta l'orario autunnale e l'orario ci sarà, ovviamente faremo quel po' di promozione. Casomai allora più verso, diciamo, quando si è in orario autunnale, eccetera, magari torna a trovarci. Con l'Ambra, eccetera. Nel frattempo io mi vedrò Jurassic World che non ho ancora visto e così sarò. Beh, ultima domanda, Loch Ness sarebbe che cosa, posto che esista? Allora, punto numero uno, uno dei campioni che abbiamo nella mostra Il mare dei dinosauri è quello che avrebbe dovuto essere il mostro di Loch Ness, ovvero questa specie di palla con quattro pinne, coda corta e lunghissimo collo coi denti, che è un rappresentante della famiglia degli elasmosauri. E
Ricordiamo che Loch Ness è completamente finto, l'ultimo della banda di ragazzini che ha creato la bufala sul letto di morte ha detto: ragazzi, vi, ho preso, vi abbiamo preso in giro tutto. In compenso ha portato miliardi all'economia scozzese. No? Erano degli animali particolari, sono vissuti verso la fine dell'era dei dinosauri, arrivavano a 16 metri, un collo lunghissimo, oltre 75 vertebre, non dice niente, lungo. Testa piccola, denti come delle forchette, mangiavano pesci, seppi e cose di questo genere, e siccome sono vissuti insieme ai mosasauri che avevano una dentatura, gran parte aveva una dentatura di tutto tipo, potevano essere le prede dei mosasauri stessi. Ho capito. Allora, io ringrazio Flavio Bacchia per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Ci vediamo verso l'autunno, così poi parliamo ancora. Vi do soltanto un paio di appuntamenti. Alle 19.30 il telegiornale della sera, questa sera conduce Marco Stabile. Domani, ospite di Sveglia Trieste, sarà l'assessore comunale all'ambiente Umberto Laureni. Nell'appendice a Sveglia Trieste dalle 9 alle 9.30 parleremo ancora di medicina, e Trieste in diretta torna domani alle ore 18 come sempre. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.